C'è qualcosa di veramente speciale negli edifici abbandonati, qualcosa che gli conferisce un'aria misteriosa. Indipendentemente dallo stato in cui si trovino, gli edifici abbandonati sembrano attrarci. E se sono ancora in piedi e sembrano in buone condizioni, farsi un giretto all'interno è ancora più allettante. Dall'altra parte, se sono in rovina, gli edifici abbandonati ci lasciano immaginare storie fantastiche. Cosa sarà rimasto nascosto lì sotto, seppellito nelle macerie? Cos'è successo? Chi erano le persone che ci vivevano? E dove sono andate? Cosa le ha spinte ad abbandonare questo luogo? Quella di oggi è la storia di un edificio abbandonato in Portogallo che nascondeva al suo interno un tesoro particolarmente interessante. Tutto è iniziato con un fotografo curioso in cerca di qualcosa da fotografare. Aveva deciso di andare in campagna e vedere se riusciva a trovare qualcosa che sarebbe stato degno del suo portfolio, ma non aveva idea di cosa stava per scoprire. Prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. La giornata all'insegna delle nuove fotografie era iniziata all'alba con i raggi di sole che scintillavano sui campi. Il fotografo notò alcuni animali in lontananza e decise di avvicinarsi. Erano i soggetti perfetti, con i loro occhi vispi e quell'atteggiamento spavaldo e naturale che manca a molti soggetti umani. Fu proprio mentre fotografava gli animali che notò in lontananza alcuni edifici. Sapeva ovviamente che ogni contadino della zona aveva un fienile in quei campi, ma si rese conto presto che non aveva mai visto quel particolare fienile e in effetti sembrava quasi abbandonato. E il fatto che potesse essere abbandonato gli diede il coraggio di avventurarsi un po' più vicino. Sapeva che c'era un'enorme richiesta sul mercato per degli scatti di edifici abbandonati ed era certo che sarebbe riuscito a fare delle foto che avrebbero venduto. Ha iniziato con l'esterno dell'edificio, che ha catturato da molte angolazioni diverse, e il fatto che il sole stesse ancora sorgendo ha reso l'edificio ancora più sorprendente. Il fotografo era così incuriosito che quasi non sentì l'agricoltore avvicinarsi. Quando udì la voce burbera alle sue spalle, sobbalzò. Anche se non stava facendo niente di male, sapeva che tecnicamente stava sconfinando in una proprietà privata e quindi ha cercato rapidamente di spiegarsi. L'agricoltore ha ascoltato la sua storia con una faccia stoica e poi ha alzato le spalle e ha detto che non gli importava che si trovasse qui. Infatti è andato ben oltre e si è offerto di aprire il fienile in modo che il fotografo potesse vederne l'interno. Il fotografo presumeva che il fienile fosse abbandonato e che avrebbe potuto fotografare vecchie stalle o travi. Pensava che sarebbe stata una sfida interessante. Tuttavia, quando il contadino lo incoraggiò a guardare attraverso la finestra mentre le porte si aprivano, il fotografo sgranò gli occhi. Non riusciva a credere a cosa c'era dentro a quel fienile. C'erano sì travi e polvere e stalle abbandonati, ma c'era molto di più. All'interno del fienile c'erano file e file di bellissime auto d'epoca. Le auto erano perfettamente parcheggiate in fila e sembravano abitassero lì da oltre 30 anni. Erano auto classiche, da collezione, e neanche a farlo apposta, il fotografo era un appassionato di auto d'epoca. Non poteva credere alla fortuna che aveva avuto. Il contadino ha chiesto se voleva entrare e guardarle e fotografarle da vicino, e ovviamente il fotografo ha detto di sì. Non riusciva a credere in che condizioni perfette fossero le auto. Sebbene fossero ricoperte di polvere, erano ben tenute e sembrava che potessero essere tirate fuori dal parcheggio e guidate in qualsiasi momento. Incredulo davanti ad uno spettacolo simile, il fotografo perse completamente la cognizione del tempo mentre camminava su e giù tra le file e fotografava ogni auto. Ha scattato foto di ogni caratteristica e sentiva che avrebbe dovuto offrirsi di pulire le macchine o qualcosa del genere, perché stava ottenendo un tale piacere nello scattare quelle fotografie. Alla fine la curiosità ha avuto la meglio su di lui e ha dovuto chiedere all'agricoltore come aveva fatto esattamente a far entrare così tante macchine nel fienile. Chiese al contadino se fossero sue e lui rispose che non lo erano. Il fotografo ebbe improvvisamente una strana sensazione alla bocca dello stomaco. Si guardò intorno mentre si rendeva conto delle circostanze.
Era in piedi, da solo, in un fienile, con una persona che non conosceva. Il fienile era in mezzo ad un campo ed erano a miglia di distanza da chiunque potesse sentirlo se ci fosse stato un qualsiasi problema. Inoltre, sapeva che il suo cellulare stava morendo e che il servizio là fuori non era perfetto. E se l'agricoltore si rivelasse un ladro o un malvivente? Si domandò preoccupato per la sua sicurezza. Il contadino deve aver visto il fotografo impallidire perché ha riso e lo ha rassicurato che non c'era nulla di spaventoso nella situazione in cui si trovavano. Ha spiegato che molti anni fa aveva rinunciato alla sua fattoria e aveva deciso di affittare il fienile. Trovare qualcuno che lo affittasse, tuttavia, si era rivelata un'impresa. E poi, proprio quando stava per perdere ogni speranza, lo aveva contattato un rivenditore di auto d'epoca che disse che sarebbe stato disposto ad affittare lo spazio. Si è scoperto che il rivenditore di auto d'epoca aveva più auto di quante ne potesse immagazzinare nella sua proprietà e poiché le auto d'epoca sono difficili da vendere e i tempi sono incredibilmente lunghi, aveva bisogno di uno spazio in cui conservare quei gioiellini fino a quando non li avrebbe venduti. E così, presto, il fienile si riempì di automobili. Si trattava di modelli molto rari e molto antichi, alcuni risalenti addirittura agli anni 50, e il fotografo ha riconosciuto marchi come Porsche e Ferrari. Era stata davvero un'immensa fortuna imbattersi in una collezione così rara e bella. Una volta finito di scattare le fotografie, il fotografo ha ringraziato abbondantemente l'agricoltore e gli ha chiesto il permesso di pubblicarle. L'agricoltore ci ha pensato un po' prima di accettare, ma c'era una condizione. Le fotografie potevano essere pubblicate purché non venisse mai rivelata l'ubicazione del fienile. A malapena si poteva sapere che si trovava in Portogallo, figuriamoci nominare la città più vicina o la zona. Il fotografo ha rispettato i desideri dell'agricoltore e ha promesso che la posizione non sarebbe mai stata rivelata. Pensò che forse l'agricoltore era sospettoso di lui poiché si erano appena incontrati e non voleva che si sapesse la posizione esatta del fienile. Il fotografo ringraziò ancora una volta l'agricoltore per la bellissima e speciale giornata e si mise in viaggio verso casa. Non riusciva a smettere di pensare alle bellissime auto e non riusciva a smettere di sorridere per la sua incredibile fortuna. Quella era stata senza dubbio la migliore scoperta della sua carriera. Questa incredibile storia è la prova che qualcosa che sembra rotto dall'esterno, al suo interno può contenere qualcosa di davvero meraviglioso e speciale. Quando è tornato a casa ha pubblicato le fotografie e non poteva credere a quanti commenti hanno iniziato ad arrivare. La gente ha detto che quelle macchine erano assolutamente bellissime e che lui era stato così fortunato ad imbattersi in una tale scoperta. Come aveva previsto il fotografo, la gente voleva sapere dove fosse il luogo. Ma lui ha mantenuto la parola data al contadino. Altri fotografi o turisti avrebbero potuto rovinare la bellissima quiete del territorio o delle macchine. Il fotografo continuò la sua carriera, ma quelle fotografie divennero le più famose ed apprezzate del suo portafoglio. Non riusciva a credere alla sua fortuna quando scoprì che lo portarono addirittura a scattare foto di altre auto di lusso. Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!